Io una cosa che ho notato leggendo parte del libro Fondamente e anche guardando gli altri video che hai fatto sulla presentazione è che le famiglie dell'adotto normalmente sono famiglie che c'è una grande sfera di confusione e a me quello che mi interessa sapere, visto che te hai messo in ipnosi un miliardo di persone, la vita sociale, sentimentale e familiare dell'adotto medio. Beh, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia. Dunque, l'alieno ha il compito di tenere il soggetto nella confusione più totale, quindi in uno stato di disentropia totale, antientropico. Per fare questo usa l'unico sistema che si può fare, cioè il divide e libera. Quindi non solo tiene staccate le tre palle anima, mente e spirito, che non devono sapere neanche l'uno dell'esistenza dell'altro. L'adotto vince l'alieno quando riunisce le sfere, cosa che ai tempi di Valerio non sapevamo. Ma per evitare che l'adotto capisca che è in uno stato di adduzione, come i suoi familiari, evita che ci sia armonia in famiglia. In realtà quello che hai dentro, l'adotto, ce l'ha fuori, perché il fuori è lo specchio del dentro. Quindi nelle famiglie degli adotti non si parla mai con la madre, non si parla mai col padre, non si parla mai di niente. Il caso di Valerio è eclatante. Valerio non parlava con i suoi genitori. Ogni tanto il babbo scappava di casa due volte al mese, non sapeva dove andava, nessuno quando tornava gli chiedeva dove era stato. La mamma di Valerio è scomparsa, a un certo punto non c'era più, nessuno l'ha più cercata. Questo per darvi un'idea della famiglia, della stranezza. E in quel momento, in quell'istante noi comprendiamo come i rapporti familiari sono decisamente compromessi, perché l'alieno non vuole che tu parli ad altri, perché in qualche modo in un contesto di 100 persone solo 20 sono animiche e le altre 80 no, perché il Lux in una ipnosi una volta disse: no, le cose devono essere fatte così, a noi ci piace che siano fatte così, perché se no c'è troppa concentrazione, l'adotto animico deve essere solvatato nella società, che io so bene che cosa vuol dire, cioè deve essere circondato da molecole di solvente che non ti permettono di reagire con gli altri. Perché se io sono un addotto e incontro 100 addotti, immediatamente esiste la probabilità che un giorno parli con te e anche te hai queste esperienze, è la fine, si comincia a capire te, allora chiediamo all'altro, in 5 secondi l'umanità capisce che è sotto tiro degli alieni. Invece se te ti sbatti con una società in cui gli altri vivono in un contesto di non comprensione, è chiaro che te pensi che gli altri siano tutti così e che quindi tu sia l'unico matto. Quindi ecco che l'adotto viene introdotto in una società in cui te non devi parlare con gli altri, non ci deve essere considerazione. C'è poi l'aspetto madre figlia adotta. La figlia adotta vede la madre come un nemico, ma la mamma gli dice: mamma, anche quando c'ha 40 anni la figlia, te non vieni mai quando io ti chiamo, non mi aiuti mai quando io ho bisogno di te. E questo accade perché la bambina piccola, quando viene presa e grida mamma mamma, non si rende conto che la mamma non può venire perché lo spazio-tempo è bloccato e la madre sta subendo la stessa cosa che sta subendo la figlia in quell'istante. La figlia, la madre verso la figlia vede l'immagine di sé, vede quello che sta succedendo a sé, e siccome rifiuta quello che sta succedendo a sé, rifiuta la figlia. Il rapporto tra il maschio e la femmina, sovente la femmina per esempio adotta, il maschio no. Ci sono tre possibilità: il maschio si comporta in uno stato sempre di divisione, perché il maschio se ne accorge che sono venuti gli alieni e hanno preso la femmina di notte, e lui pensa: perché lei sì e a me no? Cosa c'ho io di meno, egoico? E non accorgendosi di questo fatto, vive una realtà conflittuale con la propria partner, in cui l'ego maschile cerca sempre di dimostrare che il maschio è più bravo e di diminuire la femmina. Oppure il maschio vede l'alieno e pensa dentro di sé: non sono in grado di
proteggere la mia famiglia. Quindi il maschio cade in depressione. Anche in questo contesto il processo finale è sempre un processo separativo. Oppure il maschio, terzo atteggiamento, porca puttana, e se prendessero anche me, ancora processo di separazione, il maschio scappa. Questi sono tre aspetti fondamentali, ce ne sono infiniti, ma questi sono forse i più importanti che abbiamo visto. Quindi da questo punto di vista, guarire dall'alieno, cioè prendere consapevolezza di sé, acquisire coscienza di sé, irrimediabilmente produrrà un'armonia interna che produrrà un aspetto esterno nell'ambito familiare, un'armonizzazione nuovamente dei rapporti familiari. Quindi molte delle... E qui si vede una cosa fondamentale, statistica alla mano, 95% di tutte le famiglie in cui lei o lui ha fatto il percorso dell'adozione ed è uscito in qualche modo dall'adozione ed ha acquisito consapevolezza di sé, mentre il partner non l'ha fatto, si sono separati, 95% se non di più. Le famiglie in cui sia lui che lei, tutti e due adulti, hanno fatto insieme il percorso di acquisizione di consapevolezza, sono rimasti insieme e vivono felici e contenti. Questo vuol dire qualcosa.